Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Sekiro. Io in questo momento sono particolarmente allegro perché ho appena finito di registrare il mio piccolo scherzo del 1º aprile, in cui vi annuncio che questa serie su Sekiro è cancellata. Io non vedo l'ora di leggere i commenti a quel video. Un sacco di gente disperata, spero, ma ancora di più non vedo l'ora di leggere quelli che mi danno ragione, che dicono che il gioco è un gioco di merda. Non vedo l'ora, sarà bellissimo. Invece, tra parentesi, a me sta piacendo parecchio questo gioco, se non si fosse capito dalle mie reazioni giocando. Non tutto, ma il 95% mi sta bene. Ci sono un paio di cose che cambierei, ma niente di drastico. Perché mi propone di usare il rampino? Cade forse il ponte? Sembra di no. Fatto sta che noi l'altra volta avevamo ucciso un mini boss qui dentro. Tra l'altro anche quello molto interessante, seppur molto essenziale come combattimento. E adesso abbiamo questa zona in più che possiamo visitare. Sono sempre quei nemici lì. Niente di nuovo. Sembra che stiamo salendo verso un qualche tipo di tempio. Loro invece sono rimasti tutti quanti chiusi fuori, senza la chiave. Beh, non dovrebbero essere un problema. Sì, sono quelli. Ah, è vero. Quello con la campana non l'ho visto proprio. È spuntato uno dietro di me. Ho capito, basta anche. Chi è che mi sta sparando cose? Tra l'altro è terrore questo. Lui. Tu non mi piaci. Questi qui stanno respawnando o no? Almeno non c'è quello che mi fa le prese, va? Ah, è vero, io adesso ho il potere di curarmi tantissimo. Che bello. Questa è una presa, penso. Mi sa che l'abbiamo vista l'altra volta. Quella era un affondo, invece. Ma se colpisco quell'altro, torno a mezza vita. Va bene. Questa qua la campana, invece, mi mette una paura incredibile. Ne fa due. Pensavo fosse solo una. Ah, non mi ha proprio preso. Tra l'altro poi riguardando il combattimento che ho fatto la prima volta con questo tizio, mi sono reso conto che non è che non lo stavo colpendo, che semplicemente mi aspettavo una reazione fisica diversa. Mi aspettavo un minimo di stordimento che logicamente non c'è stato. Perché mai sto tizio dovrebbe mai stordirsi? Subendo dei colpi minuscoli come quelli che gli diamo noi. Questo gli fa abbastanza alla postura. Spero di prendere quanto prima il secondo colpo di quello. Probabilmente sarà molto più utile per eliminare la postura ai nemici grossi. Qui c'è da origliare qualcosa. Ok, tra un attimo. Non penso di poter salire qua sopra, quindi facciamolo. Ora vediamo. Sì, lo sento. Si sta dissolvendo. Liquefacendo. Lì dentro c'è qualcuno, c'è un oggetto anche. Chissà se posso salire. E arrivare dall'alto lì dentro. Probabilmente da qui. Ho forse no. Beh, quest'area non me la dice giusta. Monaca corrotta. Quindi è una donna. Che impugna una naginata. Ah, è uno spettro. Perché ce ne sono così tanti? Era una spazzata. Ah no! Gli ho fatto del danno. Quindi posso. No, no. Non lo capisco. Posso, sì, posso colpirla, ok. Vabbè, ci vorrà il tempo che ci vorrà per imparare gli attacchi.
Il fatto che abbia una sola barra della postura non me la dice giusta. Qui c'è qualcosa di strano. Completamente sbagliato. Vabbè, tanto non è importante quanto mi curo. Più duro e meglio è, così almeno vedo più volte gli attacchi. Ah, poi l'ultimo è una spazzata. Già il fatto che so che fa sia spazzate che affondi è utile. Alla fine di questo, niente. Devo ricordarmi il più possibile che tenendo la parata recupero la postura. Sbagliato a saltare. Non so che dire di sto combattimento. Aia. Non so mai quando smetterà di attaccare. Ah, l'ho presa. Stavolta era un affondo. Allora, ne ha fatto uno laterale, dalla sua sinistra verso destra, e poi un affondo. Anche qui ero sicuro che fosse una spazzata, infatti ho saltato. Vabbè, un boss così vicino all'idolo non ci crea problemi. Tra l'altro già non avevo soldi, perché ero morto ripetutamente contro quell'altra. Punti abilità, non ne ho tantissimi, quindi non mi preoccupa morire. Non mi aspettavo che ci fosse già un'altra boss fight. Monaca corrotta era. Mi sembra strano che non ci sia un modo di arrivare qui sopra. Forse sì, dai. Ci diamo questo. Gli altri non sono importanti. Ah, questo era rimasto così tutto sto tempo. Lui non mi piace. Dammi il critico, lo voglio. Tutti me li ha tolti. Vabbè, tu fai un affondo. Ti sfido. Ah, le scale. Via qua. Avanti, via ecce. Gran peccato questa cosa qui, dei dislivelli che mi fanno perdere i critici. Pensavo di potermi aggrappare da questo lato. Chissà se magari si può passare da qui per andare lì dietro. Davvero non ci arriva? Ah, lì c'è un oggetto. Quindi sicuramente posso arrivare in cima a quella casa. Sono davvero curioso. Si è attivato qualcosa. Ho ucciso robe, ma chissà cosa. Va bene. Da lì dentro non penso di poter fare nulla. Aspetta. A cosa mi posso aggrappare? Ah, quello è l'esterno della casa. Ah, forse saltando da qui sopra riesco. Devo trovare modo di arrivare lì. Perché non si aggrappa, però? No. Nessuno ti ha chiesto di fare questa cosa. Piccolo fesso. Ah, però posso tornare lì sopra. Oppure, già che ci siamo, vediamo dove va il torrente qui. Sono tutti i posti che ho già visitato. Questo non me lo ricordo. Però sicuramente ci sono stato. Dovrebbe essere all'interno del villaggio. Beh, almeno ne approfitto per recuperare vita.
questo era il posto da cui siamo partiti adesso. Quindi abbiamo fatto il giro di qua. Siamo spuntati qui sotto. Va bene. Alla fine è sempre lo stesso il corso d'acqua, giustamente. Ah, dobbiamo trovare il modo di aggirare quell'altro ponticello, salire sulla casa e da lì usare il rampino per entrare in quell'altra. Dopodiché continuerò a combattere contro il boss, che anche se non ho capito, mi sembra gestibile. Non so se sarà in due fasi o no, però lo ritengo plausibile. Allora, da qua sopra ho un modo per arrivare lì. Se potessi saltare qui sopra. No, mi sa che l'hanno bloccata bene questa cosa. Non si aggrapperà mai lì. Purtroppo non salta su questa pietra. E mi sa che non c'è modo di uscire dal torrente se non cadendo lì sotto. Potrebbe non essere così semplice come l'avevo dipinta. Se solo potessi fare un piccolo salto da questo lato. Perché da questo lato è completamente bloccato, no? Neanche da sotto posso passare. Non ci sono varchi. In realtà è molto carino che io possa guardare qui sotto. Inutile, ma carino. Mi sarebbe piaciuto un piccolo buco qua sotto, che ti consentiva di fare il giro e passare dentro. Sarebbe stato un bel tocco. Ma evidentemente il maestro non ci ha pensato. Sono un genio. Chiedo subito scusa al maestro. Non volevo. Cosa c'è qui? Porta girevole. Tra un momento. No, aspetta, non penso di poter andare qui sotto. Facciamolo. Hello. Vediamo cos'è questo oggetto. Non lo prende? Non volevo fare rumore. Grumo rosso. Quella porta, cioè quella finestra lì, non posso aprirla di più. C'è un NPC. Ciao. Ehi. Ehi, cosa stai facendo? Lo sento. Oh, ci siamo. Si sta sciogliendo dentro. Ma non basta. Continua a versare. Falla traboccare. Venite avanti, miei fratelli, venite e bevete, bevete, lasciatevi andare a questo dolce nettare. Venite avanti come cittadini del paese. Mi sta mettendo sete, almeno quello lo sta facendo. Ma così non va, è troppo, è indegno dei... Riempiamo. Chissà. Coriandoli divini per 5. Ottimo. Chissà se è perché si suppone che io li usi contro quel boss. Quello che abbiamo appena visto. Speravo ci fosse roba più utile qui dentro. Però i coriandoli mi fanno piacere, l'adamantite... è buona. Vediamo di qua se è giusto una mini zona aggiuntiva oppure ti consente di saltare altrove. Borsello leggero. Speravo un po' di più, visto che siamo in una zona un po' più avanzata. Un borsello pesante sarebbe stato più adatto. Da qui
penso di non poterci andare. Forse c'è solo questo borsello. Era una mini zona aggiuntiva per prendere i coriandoli. E i soldi? Tutto qui? Ah no, aspetta. Posso andare al piano di sopra, giusto? È la cosa che avevo visto da lì sotto. Cosa abbiamo di bello? Grani del rosario, ok. Ho un altro potenziamento di vita. Mi aspettavo che qualcuno cercasse di uccidermi, però. Non posso uscire da qui. Sembra di no. Va bene. Però qui sopra c'è un oggetto. Lo vedo. È qui. Lo voglio. Fammi uscire. Grazie. Ah, borsello pesante. Ottimo. Mi hanno accontentato. Esattamente quello che volevo. Va bene, quindi se posso mettermi un potenziamento di vita lo faccio volentieri. E poi, come da programma, ritorno ad affrontare il boss. Non ho provato a vedere se posso aprire la porta. No, posso solo accostarmi al muro. Quindi se voglio riparlare con sto tizio... Ma così non è indeorienti. Devo per forza fare il giro. Non voglio, non voglio. Zitto, zitto, zitto. Devo per forza passare da lì sotto tutte le volte. Non so se sarà mai utile ritornare qui. Nel caso devo cercare di ricordarmelo. Sono contento di aver intuito il modo di arrivare lì dentro. Perché mi sembrava una cosa logica una volta che ho visto come era fatto l'edificio. Per una volta sono orgoglioso di me. Non mi sono perso una cosa anche abbastanza ovvia. Allora, che altro posso fare se dovessi rinunciare a questo combattimento? C'è il Monte Kongo sempre lì che mi aspetta. Migliora gli attributi fisici. Rosario, ok. Siamo a 4, penso. Sì, 14 punti in vitalità. Tra l'altro devo tornare dal tizio, come si chiamava? Genichiro? Quello dove c'ha il giovane signore, insomma, il boss di storia. Quello con il filmatone. Che sono arrivato alla seconda fase, quando l'ho affrontato la prima volta. E poi l'ho lasciato perdere perché volevo esplorare le aree e non combattere con lui. Però adesso sicuramente sono più forte. Ho un sacco di curativi in più. Penso di poterlo fare tranquillamente in questo momento. Però non lo so. Cioè, voglio fare questo. Mi sto divertendo a fare questa zona. Lo posso ignorare. Sicuramente ucciderlo mi darebbe come minimo un ricordo. Quindi mi potenzierebbe l'attacco. Ma fa niente alla fine. Sono curioso di provare a usare il coriandolo. Ne ho avuti 5. Potrebbe essere una buona idea. Secondo me non me ne ha dati così tanti per caso. Probabilmente qui vanno usati. Il gioco si è frizzato un attimo. Però è anche vero che secondo me questo è un combattimento in più fasi. Quindi se usassi il coriandolo, poi magari dopo potrei soffrirne. Lo faccio una volta per vedere se faccio danno di più o no. Ok. Sembra di no. Quindi l'ho sprecato e basta. E invece forse sì. Non morire. Provate a saltare. Quindi la fonda lo può fare anche come primo colpo. Provate a saltare di nuovo. Che palle. Ah, quando faccio la resurrezione ho ancora il buff. Io non volevo morire temendo quello. Cos'era questo? Non ho parato. Pensavo ci mettesse di più. Non pensavo ci fosse un secondo colpo. Purtroppo è così alta che non vedo molto bene le animazioni d'attacco quando ho il lock on. Che la telecamera me lo impedisce.
a saltare. In realtà si vede bene quando è un affondo, o meglio, quando è una spazzata si vede. E ci mette molto di più. Tipo adesso. Quando sono nel dubbio dovrei andare in avanti. Non delle buone parate. Ah, c'è un altro colpo. Sbagliato. Comunque non userò più il coriandolo. Non mi sembra il caso. La guardia è andata, non vedo assolutamente nulla. Lei è enorme e mi ha schiacciato contro un muro. Telecamera mi ha detto proprio nope. Un grande nope. Vabbè, è una questione di pazienza tutto qui. Io la pazienza ce l'ho. La gente che si ammalerà, non penso. L'aiuto divino è comodo, ma non mi cambia parecchio. C'è qualcosa che posso fare. Sicuramente io esagero in un certo senso, perché mi piace fare le cose alla maniera essenziale. Cioè, il gioco è quello, para, schiva, come ho fatto con quella tizia. Ma ci sono tante cose che potrebbero aiutarmi e che non uso. Tipo gli strumenti secondari, tipo i consumabili. Ignoro tutto, perché sono abituato a giocare così. Ho sempre nella testa il pensiero che queste cose non mi servono nel momento in cui io sto giocando bene. Che è vero, però non è sempre la maniera più efficiente di fare le cose, specialmente alla prima run. Questo non l'ho parato bene per niente. Ridammi la postura, mi serve. Lei invece non la sta perdendo per nulla. Questo l'ho parato male. Ne sto prendendo troppi di questi affondi. Prima prendevo sempre le spazzate, ora mi sto prendendo sempre gli affondi. Quanto sono lenti gli attacchi. Parto a parare mezz'ora prima tutte le volte. Non è una buona cosa. Mi ha rotto la guardia. Basta! Che cos'è questo? Questo attacco non l'avevo mai visto. Un muro. Non mi piace come va. Sì, salto. È un discorso di animazione. Quando mette l'arma larga, sta per fare una spazzata. Quando la tiene più vicina al corpo, è un affondo. Guarda qui, mezz'ora tiene il culo sollevato. Sbagliato. Non faccio in tempo a riconoscerlo. Più che altro ho l'istinto adesso che appena vedo l'imbloccabile, salto. Perché i fini che mi ha fatto erano spazzati. Sarebbe bene una spazzata imbloccabile lì alla fine della combo. Sarebbe utile per me. Così almeno mi consente di fargli più danno alla postura.
Vabbè, però para, scusa. Per essere un nemico che ha così tanti attacchi in serie, non è che ne prende parecchio di danno alla postura, Nonostante io molti glieli faccia come Perry. Questo no. L'ultimo proprio l'ho mancato. Qui la maggior parte li ho presi, penso. Non siamo neanche a mezza barra, recupera velocissima. Forse lei è come Falena. Ah, il recupero rapido. Per questo non riesco a portargliela giù più di tanto. E dovrei più che altro cercare di danneggiarla. Solo che a Falena scendeva la barra della postura. A lei si ricarica davvero veloce. Questa l'ha spazzata alla fine? No. Ah, anche un attacco alle spalle. Forse li sto sbagliando. Mi sembra che li sto facendo, in realtà non li sto facendo. Specialmente su quell'attacco multi-hit. Quello particolarmente pericoloso. Anche saltare le sopra non è che le fa parecchio come danno alla postura. Non riesco a farlo sulla spinta, non so se non posso o sono solo scarso io. Peccato che la sua vita scenda così poco, cioè così poco quando la colpisco. Se fosse un po' di più non sarebbe male. Cioè, considerato che io mi sono curato 9 volte, contando la resurrezione. L'ho colpita parecchio e comunque non era nemmeno a mezza vita. Il coriandolo non mi sembra avere fatto alcun effetto. Forse sarebbe davvero il caso di tornare da quel tizio, batterlo e aumentarmi un po' l'attacco. Finora non è stato necessario. Stiamo benissimo anche così. Con questa, non lo so. Ma forse è solo una questione di abitudine. E se riesco a farle davvero come si deve tutti quanti i Perry e non perdere aperture, scende la postura. Guarda la differenza tra quando ha tutta la vita e quando ce l'aveva quasi a metà come prima. Adesso recupera davvero istantaneamente. È quasi inutile stare qui a farle Perry, perché tanto recupera subito. Saltato. Aspetta un attimo, ferma lì. C'è una cosa che voglio vedere. Alla fine quello non l'ho usato mai. Però questo. Usa un attimo un oggetto che so di avere, esatto, in grandi quantità. L'olio. Perché voglio vedere se magari, tirando questa roba... Ok. Sbagliato. Posso? Ops. Salta, dai, ti ho detto di farlo. Vabbè, tanto alla fine questa qui è una prova. Ho aspettato troppo io a utilizzarlo? Oppure semplicemente non funziona l'olio su di lei? Sì, magari se la colpisci.
Non saltare. No, l'olio non ha nessun effetto su questo boss. Quindi possiamo toglierlo. Questa è stata una prova inutile. Niente, ho sprecato una resurrezione così. Tutto qui. Perché volevo sapere se con il fuoco potevo danneggiarla abbastanza da toglierle vita e quindi farle più danno alla postura dopo. Non una buona idea. O meglio, l'idea era decente, ma quanto direi non funziona. Adesso sto aspettando di essere ucciso praticamente. Quanti sono? Ah, e poi in affondo alla fine, avevano tipo 7 colpi. E poi alla fine mi ha fatto l'affondo. Questo è un attacco molto raro. Mi sa che l'ho visto solo un'altra volta. Non me lo ricordavo proprio. Niente aiuto stavolta. 3 volte di fila. Meno male che c'è il 30% di possibilità. Nessun malato ancora. Mi sta bene. Forse il gioco mi sta incitando a continuare. Ha capito come sono fatto, sa che mi sto divertendo a farlo e mi sta dicendo che devo continuare così. Non ti preoccupare, i tuoi soldi sono al sicuro anche se non ce li hai, i tuoi punti abilità pure, continua a fare quello che vuoi, divertiti. Va bene, se a voi sta bene vedermi fare questa cosa, va tutto bene. Non ne ho azzeccato manco uno. Che animazione è? Ah, ok, ma prima aveva fatto questo stesso attacco, quello alla spazzata imbloccabile ritirandosi, ma era tipo il terzo o il quarto colpo di qualcosa. Stavolta solo il secondo. Quasi. Ho capito che era un affondo, ma ho schivato dalla parte sbagliata. Spinta. Perso la guardia. Ah, di nuovo ho schivato male. L'ha fatto. Ok, questo neanche l'ho visto. Cioè, se mi salti addosso così, cara mia, proprio non ti vedo. La telecamera non me lo consente. Ho contemporaneamente premuto schivata e salto. Ero indeciso. Ridammi la mia postura. Che a proposito, lei se l'è appena ripresa tutta. Recupera davvero velocissima. Non è molto pericolosa alla fine, eh? Se avessi la pazienza di un santo, potrei tranquillamente parare le sue serie di attacchi, darle un colpetto alla fine ogni volta, ed essere soddisfatto fino alla prossima. Toglierle un pochino di vita così, e alla fine ucciderla. Ci vorrebbe davvero parecchio, ma si può fare. Peccato che l'arena non sia grandissima. Almeno in confronto al nemico. E ai tipi di attacchi che fa soprattutto. Mi piacerebbe fare più danno quando ho fatto una spazzata e quindi le salto addosso. E invece niente. Non mi aspettavo un attacco di questo tipo. Di solito quando salta poi arriva dall'alto. Questi devo imparare a fare un po' meglio. Non volevo stare lì dietro. C'erano le colonne e il muro. Sbagliato di nuovo. Chissà perché mi viene da andare di lato anziché verso di lei. Oh,
Quello tra l'altro gli ha tolto tantissimo alla postura. Contrattacco all'affondo. Ho avuto un momento di defiance. Pensavo che lei si stesse ricaricando la vita. Quindi stavo guardando quella. Non vedo nulla. Sì, vabbè, però dai, non fare così. Io capisco bene, però i muri no. E già la telecamera impazzisce se sono troppo vicino. Anche i muri no. No, non è che sale la vita. È che scende molto veloce, è molto lento. Se scende, affatto. Non mi piace quando mi dà la spinta. No, ho sbagliato. Maledizione, l'ho pure visto. Questa è quella che arriva da destra. Non l'ho parato. Sbagliato tutto. Stupidi muri. Più ci combatto e meno mi piace l'arena. Questa è una bella serie per me. Tutti quegli attacchi facili da deviare e poi l'affondo alla fine. A mezza vita ci è arrivata. Quasi. Non capisco lì, dopo la spallata, quanto è lento quello. Anche poi è sempre questo. Fortunatamente quando lo fa è sempre l'ultimo della serie. Non vedo. Non ti allontanare che recuperi troppo. Ah, all'affondo. Provate ad attaccare, sono stupido. Quella era la serie buona. Ho perso un'occasione ottima. Perché non ho parato? Quando poi arriverà la seconda fase, e io ci avrò messo tipo 15 minuti a fare la prima, sarà divertente. Va bene. Da fondo, buono. Questo mi sta bene. Aia. Non voglio morire. Anzi no, non mi interessa se muoio adesso, perché eventualmente ho la resurrezione. Ok. Quindi che succede adesso? Io non ci credo che sei morta. Ah, invece sì. Quindi è solo uno scontro lento, tutto qui. Beh, però è anche molto facile, eh? Ricordo della monaca corrotta. Quindi forse era fatta apposta che le toglievo così poco. Tutto qui. Permette di nuotare e respirare sott'acqua senza limiti. Caspita, il gioco è diventato all'improvviso molto molto più action di quanto pensassi. Quindi adesso posso nuotare. Letteralmente nuotare sul serio sott'acqua. Quindi, che questo ci apra percorsi nuovi in zone vecchie, potendo andare sott'acqua, questa è una cosa interessantissima. Aumenta il danno. Grazie. Ah, c'è una grotta Mibu qui sotto, quindi oltre questo portale. Peccato, non so se mi piace questo boss. Cioè, a parte avere una montagna di vita, a poche mosse, ed è giusto fare quello che abbiamo fatto, metterci un po' a imparare gli attacchi.
fare parry a ripetizione. Vabbè, che poi è quello che abbiamo fatto contro tutti. Semplicemente non mi piaceva assai lei e l'arena. Tutto qui. Vabbè, si è fatta. Sono sicuro che siete anche orgogliosi di me, perché per una volta ho provato a usare, che ne so, il fuoco. Hello? Vabbè, andiamo direttamente verso la casetta? Oppure proviamo a girarci intorno? Sinceramente, se devo essere onesto, mi aspettavo che si potesse subito utilizzare qui dentro il potere che abbiamo appena ottenuto, quello di andare sott'acqua. Non si può andare da qua? No. Penso se... Sì, mi sa che è completamente chiusa questa stanza. Possiamo solo andare qui al centro, nella casetta. Chissà che ci troveremo. Non adesso. Questo è tipo quello che stava vicino al serpente. Succede qualcosa se prendo questo. Aspetta un attimo. No, vabbè, non mi interessa. Lo prendo. Volevo andare a riposarmi per recuperare le fiaschette. Pietra del riparo. Entra nel santuario coniugale e offri l'odorosa benaugurante pietra. La recisione immortale. E posso esaminare l'incisione qui. Le pietre del riparo come queste sono di buon auspicio. Il palanchino attende a braccia aperte, quindi... Quello mi trascina da un'altra parte? Se ci entro dentro? Mi è venuto da pensare a Bloodborne. Alla carrozza con i cavalli che ti porta al castello di Kainars. E non è detto che non sia così. Forse semplicemente non posso ancora attivarlo. Non lo so. Perché mi dice che il palanchino attende? Magari ho bisogno di altre di queste pietre. Perché questo luogo mi sembra troppo importante per essere così fine a se stesso. Forse devo avere le altre pietre. Altare della pietra del riparo. Sarà tra gli oggetti chiave, immagino. Qual è il santuario coniugale? Purtroppo non lo so. Io ho ancora questi sake. È vero. Ah, a proposito, mi sono ricordato una cosa. Come solitamente sta succedendo in questa run, se mi faccio spoiler, è perché ho la brutta abitudine di voler andare a guardare la run di Nox. Ieri sera, quando ho registrato gli ultimi due episodi, ho staccato e ho visto che lui era in live, ho visto che era nel castello di Ashina, quindi un luogo che ho visto, e mi sono fermato a guardare. Solo che ha notato una cosa che io non avevo notato, e adesso voglio andare a vedere. Nel castello, qui, c'è qualcosa che mi ha fatto pensare anche alla cosa che abbiamo comprato, la nota, quella che parla della katana, quella con la ruggine blu sulla lama. Diceva che era all'interno del castello, sotto dove c'era un santuario. Ora, chiaramente non so questo santuario dove sia, però può essere che forse si raggiunga in questa maniera, perché mi è stato fatto notare che in questa stanza c'è modo di scendere anche sotto, cosa che noi, quando dico noi intendo io, non avevo visto per niente. C'è una zona inferiore di questa stanza. Adesso che ho aperto gli shortcut, io qui non sono più tornato. Non so come cambia questa stanza. Probabilmente posso semplicemente farmi cadere qui. Questa cosa non l'avevo vista per niente. Quando Nox ha notato che qui poteva farsi cadere, gli ho detto di andare altrove perché questa cosa non l'avevo fatta. Quindi adesso non so che cosa c'è qui davanti. So solo che esiste una zona di sotto.
Mi sembra troppo alto questo posto, sinceramente. Però abbiamo che cosa? Tre soldati normali e uno di quelli. Non posso calarmi più di così, da qua. Se faccio così mi vedono tutti, sicuro. Non so neanche quanto danno prendo. Non mi ha visto nessuno e non ho preso danno. Ok. Ah, possiamo aprire il cancello? Buono. Quale porta è? Qui fuori ci sono i quattro tizi col fucile. Perfetto. Quindi siamo esattamente di fronte a un idolo. Ottimo. Volendo possiamo andare lì, senza doverci buttare per forza. Spero che non vengano qui dentro. Ah, si sono messi a sparare. Qui invece sono un po' preoccupato dal tizio, quello in blu, ovviamente. Gli altri non sono un problema. Cerchiamo di farli fuori il prima possibile. Se lui resta da solo è molto più gestibile, lo conosciamo. Ok, bloccato da fondo. Di nuovo. Alla fine è morto prima lui. E l'altro dovrebbe ridarmi full HP. È un sacco di tempo che non devi questi attacchi. Mi ha colpito. Ok, full HP. Quindi tutto secondo i piani. Ferro di recupero mi ha droppato e tre compresse. Ottimo. Cosa c'è qui sotto? Fegato d'anguilla, ok, resistenza al fulmine, sappiamo. Devo recuperare anche una di queste. Anche quello spoilerato. Ah, eccola, Sabimaru. Antica Kodachi, bla bla bla, adattabile alla protesi. Quindi è uno strumento in più e non un'altra arma principale. Peccato. Ah, questa forse è l'arma con cui mi avvelenava il tizio dell'altra volta. Quello che stava vicino al villaggio. Lui la usava sul braccio sinistro. Questa è un'altra porta da aprire. Che però non so dove sia di preciso. Magari adesso che esco riconosco il posto. Brutto calo di frame. Quelle sono carpe del tesoro? Eh no, non riconosco questo posto. Forse la zona esterna del castello. Non siamo mai venuti di qua. No, non ci siamo mai venuti. Fatemi fare un giro qui dentro, così posso anche vedere come ci si immerge. Ok, con il R2 si va in giù, L2 si va su e poi posso scattare. Sott'acqua. Si vede bene, posso attaccare. È un senza testa sotto... No. Il gioco mi prende per il culo. Io detesto questo nemico perché ce n'è uno sott'acqua. Perché? Tra l'altro, se io adesso sott'acqua non ci vado, no? Mi butto qui e basta. Quello mi attacca. Sì. Cioè, esiste. Non so se mi attacca, però esiste. Perché c'è uno di questi sott'acqua? Che cosa mi rappresenta? Uno di questi sott'acqua. Mi sembra una grandissima presa per il culo. Questo è Miyazaki che mi alza il dito medio. Lui in persona. È pieno di oggetti, tra l'altro. Non mi aspettavo che ce ne fossero così tanti. Confetto. Almeno qui non si pone il problema di non poter schivare. Però mi strariempie di follia. Questo combattimento è assurdo. Sto tizio è il persecutore, ma mille volte peggio. Io che speravo di non vederlo mai più. Non posso usare... Ah, è vero, c'è questa. Mi ero dimenticato della sua presenza. L'avevo comprata apposta per andare dal senza testa qui. Ok, non proprio questo. Mi infligge comunque roba. Guarda che... Ma che...
Io voglio sapere chi è il deficiente che ha pensato di mettere un senza testa sott'acqua. No, 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 no. Voglio sapere chi è il deficiente che ha inventato il senza testa. Così è meglio. Perché esiste questo nemico? Non voglio ridiare, non voglio. Lasciami stare. Ma mi sembra normale una cosa del genere. Maledizione a chi ha inventato questo nemico stupido. Perché ce n'è uno sott'acqua? Non mi capacito, non ce la faccio. Non... Che schifo. Che cosa c'è qui? Sfera degli averi. Posso ancora origliare? No, mi sa che mi hanno sentito. Vabbè, non che sia importantissimo origliare, però volevo. Sì, già che ci siamo, facciamoci uccidere da sto stronzo, tanto. Che ci cambia? No, non è vero, non voglio. Quelli sono tornati ai posti loro? Ah, mi vedono tutti. Ottimo. Così lento. Madò, tre volte ha fatto... Ah, è una presa forse, non è un affondo. Puoi rompere la guardia? Grazie. Quando l'ho avuto sto borsello? Me l'ha droppato il nemico. Confetto. Quindi quello era un monaco. Mentre qui fuori cosa abbiamo? Una zona nuova. Ah. Non penso di avere mai visto questo santuario, altrimenti me lo ricorderei. Infatti è nuovo. Va bene, qui mi posso riposare. Quindi sappiamo che c'è un senza testa qui vicino sott'acqua. Questi nemici qui, che voglio uccidere ovviamente. Quelli da origliare, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne è accorta. Ah, ti sei accorto di me? Ah, ok, pensavo fosse un'altra cosa. Wow, quanto danno. Ho anche cercato di entrare nell'affondo. Non me l'ha fatto fare. Di nuovo. Con un gran ritardo l'ha fatto. Stavolta ho saltato. Non so perché mi ricordavo che quella fosse la spazzata. Recuperato la resurrezione. Cioè, un nemico, due fiasche, non la migliore delle cose. Considerato che era il primo nemico. Stai dicendo che non abbiamo abbastanza sale? Signor sì, lo usiamo per cucinare ovviamente, ma anche per disinfettare le ferite e purificare i cadaveri. Perciò con così tanti morti l'abbiamo finito? Sì signore, per questo motivo la gente si ammala sul campo di battaglia. Capisco. Allora dovremo trovare un modo per procurarci. Su quello posso aiutarli io. Venite con me, giocate a Tekken. Abbiamo sale in quantità industriali. Promesso. Riesco a uccidere quello. Buono. Ah, quest'altro ha un fucile tra l'altro, quindi è inutile. Quell'altro pure. Non mi può colpire da qui. Ottimo. Non mi prendi. Sfera degli averi. Cioè lì sotto, sott'acqua, nel fossato del castello, c'è un senza testa. Per me è il boss finale quello. Sapete che bello? Se l'ultimo boss del gioco sono tipo tre senza testa assieme. Primo disinstalla velocissimo. Sono scimmie. Non sono armate però, sono solo scimmie. Quindi quel tizio lì le aveva addestrate. Dai, muori. Ah, muori. Guarda come salta.
Dove sta? Dietro di me. Ma è un babbuino, è un macaco, che cos'è? È un babbuino, c'ha il culo chiacchierato. Cerchiamo di andare con calma. Noi siamo arrivati da qua sopra. Dobbiamo avere un ordine quando ci sono aree così grandi. Cerchiamo di farla muro muro, partendo alla sinistra. Siamo già tornati qui, quindi non è poi così grande in realtà. Penso che possiamo semplicemente seguire il sentiero. A meno che non vedo qualche oggettino sbrilluccicoso ai lati. Se c'è solo un muro. Non so se mi conviene stare qui nascosto, temendo che arrivi qualcuno. Forse no, siamo già arrivati. Quella cos'è? Corda. Paglia. C'è un piccolo santuario. Vedo un altro idolo qua sopra. Sfere. Per ora non ne abbiamo usate neanche una. Qui sopra non c'è nulla. No. Neanche qui. Ecco il nostro idolo. A che pro? L'altro è davvero molto vicino a questo. Non mi riposo nemmeno. Dite che riesco ad arrivare lì con un salto? C'è solo un modo per saperlo. Ok. Poteva andare molto peggio. Ancora fegato tranquilla. Ma a parte quel boss lì, non penso di aver visto altre fonti di danno da fulmine. Potrebbero essercene più avanti, per quello che ne sappiamo noi. Di giù si scende. Un altro? No, aspetta. Questo è un posto che abbiamo già visto. No. Non ho idea di chi sia quel nemico. Perché ce ne sono due davvero così vicini? Non c'è letteralmente nemmeno un nemico in mezzo. È nuovo questo. No, questo è il passo del serpente. No, è nuovo. Non capisco. Viaggia. Siamo alla forra. Questa è proprio un'area nuova. Mentre prima eravamo... Castello di Ascina. Lago di Ascina, penso. O forse no, tombe antiche. Non lo so, non mi ricordo i nomi di tutti. No, questo. Santuario della Grande Serpe. Quindi mi avevo... Avevo capito, questa è la valle della Grande Serpe. Non so perché. Per ora siamo nella forra. Interessante. Ah, ecco, ora me lo dice anche. Pugno di fuligine. Quello? Ah, ma è uno di quelli lì. Noi l'abbiamo visto... Da tutta un'altra parte quello. Chissà se magari... Ah, è vero, lì c'era un percorso che portava vicino a questi qui. Non potevo salire io da quel lato. Forse ci si arriva passando da qua. Ok, magari proprio non qui. Se non mi sto perdendo qualcosa di eclatante. Ah, aspetta. Quello. C'era anche un'altra strada possibile da prendere lì vicino al santuario. Mi sembravano nemici troppo elaborati questi qui con le armi da fuoco rudimentali per non essere poi riutilizzati in qualche maniera. Quindi magari noi siamo arrivati in quella zona lì dove c'era anche il mini boss, occhi di serpente. Ma ci si può arrivare da qui, allo stesso posto. Frammento di ceramica, come abbiamo scoperto che si poteva arrivare... dal boss da girandola anche in un'altra maniera, passando sempre da qui vicino. E magari le aree sono collegate in più modi tra di loro. Anche questo l'abbiamo visto l'altra volta, sempre vicino a quel boss. Polvere antidoto. Qui mi devo attaccare al muro. È interessante come è organizzata la mappa, sempre ammesso che io abbia ragione. È che questi due posti siano collegati davvero.
C'è nient'altro che posso fare qui sopra? No. Va bene. Hello? Lui non mi ha visto. Campione. Posso ucciderlo? Potevo. Attenzione. Mi ha visto lui. Qui c'è un altro santuario. Ah, questo è uno di quelli grossi. Non ho neanche visto come combattono questi in realtà. Perché alla fine l'ho ucciso sempre con... Questo è uno shotgun. L'ho ucciso con l'attacco critico. Ah, deve ricaricare pure. Aia. Non voglio andare lì vicino a lui perché sta all'altro. Molto lento. Ah, il calcio no invece. Non l'ha sentito proprio. Meno male che era un colpo caricato. Amico mio, se spari così tanto io non ce la farò mai ad abbassarti la barra della postura. Guarda l'altro che molesto. Guardalo! Che fastidio. Grazie, ammazzami. Puttana. Quello sta con zero vita, zero posture, non posso ucciderlo perché l'altro rompe i coglioni. Mi spara da qui. Grazie. Alla buon'ora. Ah, e mentre davo il critico, l'altro rompe le palle. Sei un tesoro. Due mazzate e muore. Giusto il tempo di dar fastidio. Ma vabbè. Magnetite di recupero. Ora io non capisco perché ci siano nemici di questo tipo addosso a un idolo. Ah, vedi, questa era una statua di Buddha, tipo quelle che stavano lì sotto. Quindi magari la mia supposizione non è così sbagliata, eh? E posso parlare con uno di questi? Il fortino è ancora più temibile di quanto si racconti. È stata una follia affrontarlo impreparati. Quanti ricordi. Sento la campana del Tempio Senpo. Ma niente di importante. È morto? Grazie. Facciamo così. Ritorniamo un attimo. Qui. Ah, questo è il vero coso della forra. Perché vogliamo vedere l'altro sentierino che stava dall'altra parte rispetto a quello che ho preso. Magari è una cosa breve e non mi porta molto lontano. Forse mi conveniva partire da più sopra però. No, era qui. Ce la farò ad arrivare là. Ok. Vabbè, voi... Ah, ma ha preso stavolta perché non sono riuscito a fare in tempo. Non sparare. Ti sto addosso. Forse si può scendere da qui. Non vedo verso dove, però dovrei provare. In alternativa... Niente. Ok, ho fatto bene a controllare. E poi da qui si torna su. Una volta qui, dove si va? Cosa mi sto perdendo? C'è un altro punto in cui devo fare un salto e aggrapparmi a qualcosa? Perché non si muove più avanti di così? C'è un muro invisibile, ecco. Io non vedo nulla, però. Ah, ok, è qui che mi faceva attaccare. No, non voglio. Il senso di questa cosa? A parte forse arrivare alle spalle di quell'altro nemico, quello che mi ha visto per primo. Ma nemmeno. Mi sfugge.
chiederei l'aiuto del pubblico, ma ci vuole un po' prima che voi vediate questa cosa. Quindi no, diciamo che per me non ha senso e basta. Tornare su non mi serve, quindi andiamo nel posto dove eravamo prima. Non mi aspettavo di trovare un'altra area qui sotto, sinceramente. Alle spalle del castello. Semplicemente perché sono sceso... Ah, a proposito, è vero. Mi sono totalmente scordato. Devo tornare qui. Perché c'è il fabbro a cui devo dare il... La lama velenosa. Presumo essere velenosa. Quello potrebbe essere divertente da usare, invece. Quello, se posso, lo potenzio anche, perché il veleno forse è utile. Ti serve? Cioè, se avessi, per esempio, potuto avvelenare il boss che abbiamo affrontato prima, magari la vita le scendeva più veloce e potevo romperle prima la guardia. Vediamo. Il veleno... Eccolo qui. Devo potenziare l'accetta per poterlo fare. Quindi questi sono quelli melee, mentre questi altri sono quelli esplosivi. Ho capito. E questo diventa uno di quelli più potenti, in termini di potenziamenti, insomma. Ce ne sono tre. Per questo ho bisogno di poca roba, c'ho tutto. Per questo pure. Quindi con un po' di soldi in più, questo si può fare. Mi serve 600 e ho solo 200. Dopodiché non mi fa vedere quanto, cioè cosa mi serve per migliorarlo. Forse perché devo... Kunai fantasma? Non disponibile. Lancia a spirale. Quindi i shuriken diventano questo? Diventano kunai? Il kunai della falena? Sì, si usa sugli shuriken. Ah. Quindi non sono semplicemente potenziamenti di quello che io già ho. Diventano diversi proprio. Infligge l'ustione e questo richiede il materiale che ho trovato lì sotto, nel villaggio. Soffio di fuoco, oppure vampata. Tenendo premuto... Ah, con due colpi. Un getto continuo di fiamme davanti a me. Alla fine il fuoco non mi piace parecchio. Però potrebbe essere buono. Lascia invece quello che ho preso adesso, semplicemente un colpo vorticante, sì, me lo ricordavo. Questo non mi piaceva, avevo letto la descrizione. Mentre questa carica la lancia ruotando la lancia a spirale. Può strappare via l'armatura. La lancia non era male, lo confesso, mi piaceva abbastanza. Quindi ci sono più sentieri possibili per gli shuriken. Vabbè, adesso a me interessa questa qui. Ah, posso fare combo addirittura. Con la Sabimaru. Durante una combo, R1 diventa una combo. Quindi, questa potrebbe essere davvero utile. Questa voglio potenziarla. Devo avere anche l'abilità che mi consente di attaccare subito dopo aver usato uno strumento. So di averla, ma non l'ho mai equipaggiata, credo. Eccola. Sì, diventa tutta una combo velenosa che mi fa consumare emblemi. Questa potrebbe finalmente essere l'arma che mi costringe a consumare quei 422 emblemi che ho da parte. Migliora... No, acquisisce abilità. Dovrebbe essere non questo, ma questo. Sfera un attacco a seguire e dipende... Ah no, ho già questa abilità. Ah no, posso farlo con lo shuriken, la castagnola e la lancia. Mentre questo con l'ascia caricata e il corvo della nebbia. Forse con questa no, getto ardente. Non posso attaccare dopo aver usato quella? Forse già incluso nel pacchetto. Già usare quell'arma mi consente di fare R1 quando voglio dopo. Quindi non è necessario avere un'abilità apposita. Io volevo questo, quindi ci sono quasi, non mi conviene usare questi due punti altrove. Beh, direi che ci siamo in realtà. Penso di aver fatto abbastanza per questo video. Torniamo qui. Oddio, c'è sempre il Monte Kongo, lo ripeterò allo sfinimento che posso andare lì. C'è anche il boss che devo affrontare.
E non so perché mi piace l'idea di lasciarlo là. Solo perché non so che succeda, non so quanto è importante quel boss. Non so se dopo mi cambiano robe. Non so, lo sto trattando un po' come se fossero i gargoyle della campana. So che sono lì, so che li devo fare, che sono importanti, ma voglio vedere tutto quello che posso fare all'interno del mondo senza essere costretto a sconfiggerli per andare avanti. È una cosa mia, scusate. Sicuramente quello dovevo farlo molto prima di adesso. E rispetto, che ne so, al boss che ho sconfitto in questo video. Ma mi diverte l'idea, e quindi lo farò. E la prossima volta invece proseguiamo da qui, oppure dal Monte Congo, dipende da quello che succede. Per oggi direi che è abbastanza, noi ci vediamo la prossima volta. Bacioni!